Allora, bene, eccomi qui con l'ultima parte di Crash Team Racing, in quanto, come detto, farò solo vedere il finale normale, non farò quello dove tu devi raccogliere tutto quanto per fare la vera sfida con Oxide, che, come alla fine in ogni Crash, non è altro che un rematch contro il boss finale, senza che cambi niente. Questo l'hanno fatto qui, sul 3 e anche sull'Isla di Corte, stesso identico boss, solo che cambia che è il filmatino finale, niente di che. Fare questo bisogna andare nella Valle delle Gemme, così dovrebbe chiamare così, passando al primo Warp Room. Però ti ci teletrasporti in automatico il gioco dopo che batti, come si chiama, Prince Stripe. Solo che io avevo spento e non riuscivo a trovarlo. Mi sono dovuto ammattire. Allora, andiamo a fare la sfida di Oxide, quindi questa parte durerà poco. Che si fa proprio all'arena Oxide, però, che è una di quelle arene della Cittadella. E infatti pensavo stesse lì alla Cittadella all'ingresso Oxide, invece no. Cittadella che stava anche in, come si chiama, Crash, scusa, in Uncharted 3, quindi non lo sapevo nemmeno, quindi su Uncharted 3 la Cittadella era una citazione proprio a Crash Team Racing. Vedi, area Cittadella ti dice. Ma Cittadella, ma che fai, parti prima pezzo di merda? Cittadella esiste perché Cittadella Padova è solo la squadra di Serie B, no? Cittadella Padova. È una città proprio Cittadella o è il nome della squadra? Vabbè. Allora. Dai, 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 dai. Ma porca Eva, se le inventa di tutte! Se le inventa! Ma infatti sta parte sarà molto complicata perché nonostante sono a livello facile, Nitrous Oxide ti dà porco dindero. Parecchio filo da torcere, compresa la nuvoletta di Fantozzi. Oh, già lui è il più veloce di tu. E me la levi, basta! Non la voglio la nuvoletta di Fantozzi. Dai, veramente! Orca Eva ladra. Orca Eva. Wow, che spettacolo! Che spettacolo non invidiabile, guarda. Ma lui parte prima, eh? Tipo Bugs Bunny Lost in Time faceva una cosa del genere, che uno ti partiva prima. Qua ci vorrà la barriera. Che è successo? Mi ha preso se... Oh, pigliati un po' questo, figlio di puttana. Ecco qua. Guardo l'alieno, ti partiva prima, una cosa del genere, vabbè. Qua io le derapate... Allora, ho capito come si fanno, ma non riesco a caricare il turbo. E non... dovresti fare così, tieni premuto. No, però ti deve diventare... stavo frenando, appunto, penso che è idiota. Meglio evitarle, anche se ho, diciamo, quasi capito come si fanno. Perché riesco a entrarci in derapata e tra l'altro non riesci nemmeno tanto a... Ecco, questo è molto utile. È very useful contro di questo figlio di puttana. Però non riesco a caricarci il turbo, quindi... Boh. Ecco, allora, se gli stiamo a questa distanza di sicurezza, diciamo, possiamo evitare quelle proiette che ci tira. Oh, non si capisce niente. Però, ecco... Non possiamo evitare le bombe. Una TNT di cui non mi faccio assolutamente niente. Sbarazziamocene, ok, per non prendere nulla. Il Russo Side che, tra l'altro, io che ho la Standard Edition. Porca Madonna! E ah, la nuvoletta degli operai di Fantozzi, no, dai! No, la nuvoletta degli operai, no! Ma la nuvoletta degli operai te la mette sto coso rosso? Ricordate il film di Fantozzi? Allora, a me i film anni 80 fanno cagare, a parte Rambo, perché non è tutto oro che cola gli anni 80, non, è anni meno 90, cioè rispetto a mo' è un periodo molto migliore, sai, però era un periodo migliore rispetto alle produzioni di adesso, però ecco, intanto comincio a cagarci le nitro, mi ricordo Fantozzi, un po' era una rottura di coglioni, però mi ricordo bene quel... Cioè, certe scene facevano abbastanza ridere, infatti quando organizzano la partita arriva sta nuvoletta... E terminano con tipo 10 annegati. Dice, il pallone non rimbalza mentre era diventata una partita di pallanuoto. Vabbè, questa io penso che se la ricordino tu, eccola qua. Tu nomini il diavolo e ti spunta con le corna. Però si è notato una cosa, che loro, questi boss, sono più interessati a recarci danno che effettivamente a portare a termine la corsa. Anche se, boh, dove è andato a finire adesso? È un pochettino lontano il nostro caro amico Oxide. Bel po' lontano, e quindi presumo che io questa gara la perderò la prima. Becca un po'. E porca
Porca Madonna! Basta! Perché? Allora, come prima, c'hai i missili, ma non c'hai l'occasione di tirarglieli perché devi evitare le nuvolette degli operai. Cioè, Dio buono! E basta! Cioè, ma guarda, conviene prenderna, perché tanto sta all'inizio, se conviene che ne prendi una. Ormai mi ha doppiato questo. Niente, bisogna. Sto a livello facile, pensa a livello difficile quello che può essere. Porca Eva. Nemmeno il turbo, wow. Sogna sta primo, come con Pinstripe. Se tu stai primo, vinci. Se non stai primo, non vinci un cazzo. Questi ti attaccherà sempre. Non lo prendo nemmeno. Ok, vabbè. Nitro, ti caca la nitro. Ok, andava a sbattere, meno male, mi ha evitato di sbattere contro la nitro. Niente, oh, è impossibile. Una barriera però. Figlio di puttana Oxide, ti batterò. Ma comunque qui ho visto ci sono apparecchi. Ma che succede? Perché mi cambia la roba se io c'avevo la barriera? Pigliala! Oh, ma il bello è che io premo cerchio, non te la mette. C'è il micro lag, porca Madonna. Metti un po' questo. Porco Dio. Hai rotto il cazzo, Oxide. Scorretto, scorrettissimo. Puoi giocare con la Juventus, guarda, per quando sei scorretto. Allora, cominciamo con la scorrettezza noi, anche se la vedo un po' difficile. Nonostante questa piccola scorrettezza, riuscire a vincere. Prendiamo questa per essere un po' più scorretti. Anche se non so se contano anche a lui queste mele, che rendono più veloce il kart. Potrei anche considerare l'idea che se non vinco adesso, di cambiare personaggio. Però, ora bisogna stargli sempre primo. In modo da evitare i suoi attacchi. Più tu stai secondo, più è facile che ti batta. Eh sì. Dai, non perdi tempo a farsi versetti, idioti, Crash. Stavo dicendo, sto tenendo in considerazione l'idea di cambiare il personaggio. Carica il turbo intanto. Qualora Crash si rivelasse troppo scarso ad affrontare Oxide, cosa che sta, diciamo, quasi dimostrando. Ma le mele più di 10 non ti sale, quindi è inutile. Side mi sta sempre alle calcagne. Mentre ci sono certi boss che avevo quasi doppiato. Dai, Hakkinen, dai, corri. Siamo al secondo giro, mannaggia. Però vabbè, zitta, se io mi tengo i missili, qualcosa si riesce a fare. Era meglio che non me lo tenevo quello, che non lo prendevo. Dai. Io penso che questa modalità difficile, se ti vuoi sentire male, se vuoi essere arrestato, non serve andare in giro a commettere qualche reato, no. Basta semplicemente fare questa modalità difficile. Chissà quante bestemmie tiri, ti viene la polizia a casa e ti arresta. Mi sembra qualcosa di. Cioè, già mi sembrava difficile a facile, a modalità facile. Porca Eva là, che può essere a livello difficile? Ho provato a fare due corse a Baia Crash. A difficoltà difficile, la meglio posizione è stata la sesta. Con Tiny, che è quello più veloce di tutti. Cioè, sono velocissimi, non si sa che fanno. Ma nemmeno fanno le derapate, non si sa, sono più veloci. O devi fare qualche personalizzazione, boh. Comunque dai, incrociamo un po' le dita che. No, ma lui è sempre qua dietro, lui. Sì. E non devo nemmeno guardare mezzo secondo sto specchietto. Lì e basta, basta vedere la mappa. A parte basta sentire il suono, non so se lo sentite voi, ma si sente il suono del. Eccolo, mi sta. Oltre a starmi sul cazzo, mi sta anche qui dietro. Ho anche sprecato un missile, porca Eva. Cerco di prendere bene questo. Prendilo molto bene, ok. Dai, prendi questo speed up. Ma stai zitto, Oxide, stai zitto. Sta di solo i più veloci sopravvivono. Sei un anticappato, sei.
Io mo, come se tu mi ripassi, ti tiro un missile in faccia, stai a vedere. E niente, bisogna tenerseli stretti sti missili, come bisogna accumulare turbo. E no, non mi ha preso quel coso. Ok, meno male. Ora una bella. No, non barriera, ma ci vorrebbe un altro missile. Vediamo un po' cosa ci dà il gioco. Fortuna qui. Una nitro, difficilmente ce lo prenderò. Tanto accumuliamo turbo. Vai, 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 vai. Vai, salta anche qui, accumula parecchio anche qui. E che ne so, diamoglielo là dietro e via. Eh no, pigliami sti speed up, dai, muoviti, cretino. Dai, dai, dai. Ancora nitro, beccatela. Dai, 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 dai. Un missile, ti prego, un missile. Ah, anche questa va bene. Dai, 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 ci siamo quasi, dai, ci siamo quasi. Vince lui. Incredibile. Stava dura. Solo 60 è ricompensa. Vediamoci sto filmato finale. Comunque si vede che Oxide è un personaggio Naughty Dog. Sì, vabbè, sta di per il 100%. Ma vai a fare in culo. Che comunque, Oxide non è. Sulla Play 1 non era sbloccabile, questo è il finale. Ah, ci dice anche. Tipo Crash 1 ci dà i destini, diciamo l'epilogo dei personaggi. Sulla Play 1 non era sbloccabile se non col Game Shark, e non funzionava nemmeno in tutte le arene. Mentre qui dovevi o comprare la Oxide Edition, o mi sembra che così si era sbloccato. Dottor Neocortex di ricerca, il nuovo elemento della tavola periodica. Quale? Numeri sono riusciti a fargli cambiare il nome velocemente, scelto per l'elemento 100. Vabbè. No, io volevo vedere. Ma va a cagare, dai. Comunque, vediamo un po'. Ah, c'è l'album, bello. Questi sono gli artbook. Non sì, questi devono essere artbook rifatti, non credo siano artbook risalenti al 2000, al 99, a quando è uscito sto gioco. Questo cos'è? Sì, è la stessa immagine con però due sfondi diversi, insomma, più o meno la stessa. Bella questa. Sarebbe da mettersi a sfondo del desktop. Ah sì, quasi con l'HDPVR mi faccio uno screenshot e me la taglio il coso sotto, quasi quasi. Si può fare, fate uno screenshot. Bello sto album. Vabbè, 20. Ops, scusate. Può succedere. Vabbè, questo è Miniere Crash, ma questo è bello. Non c'è alcun artbook originale, però vedo. Questa è tutta roba rifatta, anzi. Ma non mi sembra nemmeno fatta a mano, mi sembrano degli screenshot. Ma questo sì. Questi sono screenshot alla fin fine. Oddio, questi no, questo è fatto a mano. Questo mi sembra uno sfondo prendibile su tranquillamente da Google. Ecco, questo è fatto a mano, però si vedono anche molti screenshot. Bello. Vabbè, ok, questo è fatto. E dovrebbe averci sbloccato Oxide. Vediamo un po'. Vediamo un po' se me l'ha sbloccato o se serviva l'Oxide Edition, che sicuramente ce l'avevi già. Io avevo visto che praticamente se compravi l'Oxide Edition ce l'avevi subito, altrimenti dovevi sbloccarlo, ma non so se devi fare il 110% o se ce l'hai subito. Dai. Ah, ecco, perfetto, ce l'ha dato. Vabbè, ok, perfetto, il gameplay finisce qui. E niente. Praticamente, ora uno potrebbe prendere tutto, tutto, tutto per rifarci la sfida, ma non avrebbe...